Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei mostrarvi un po' di cose. Da dove iniziamo? Direi di andare con ordine. Ho ancora in arretrato qualche regalino di compleanno da mostrarvi. Per cui inizio subito da quelli. E poi, sempre oggi, se ci sto, insomma, con i tempi, vi faccio vedere tutti i vari acquisti shopping saldi fatti appunto in questo periodo, fatti da me. E un piccolino, piccolo, piccolo haul del DM. Allora, iniziamo dai regali di compleanno. Allora, la mia amica Susa, che non vedevo praticamente da un anno, tesoro, lei mi ha fatto comunque un regalo. È stata molto carina perché è una di quelle amiche, era tipo la mia migliore amica al liceo, però ci siamo un pochettino persi di vista. E, però siamo riusciti a beccarci la settimana dopo il mio compleanno e lei mi ha fatto comunque un pensierino, è stata molto molto carina. Graditissimo, tra l'altro, perché mi ha regalato questa acqua profumata o vabbè, profumo corpo, dice qui, fondamentalmente appunto è una sorta di acqua profumata al latte di mandorla, antistress essential oil. È della marca Acquolina che conosco da parecchio tempo, ma che non trovavo più in realtà da un sacco di tempo, non la vedevo più in giro. Infatti devo chiedergli insomma dove le reperisce. Lei mi ha come si dice, mi ha preso questa che dice che è la sua preferita, ma suppongo che ci siano tante altre profumazioni. Questa è proprio di mandorla, perché l'ho già provata. Cioè, mandorla proprio. Mandorla pura. È molto dolce. Ovviamente non è un prodotto bio né nient'altro. La bocciatina è di vetro, pesa parecchio. Sono 100 ml, 36 mesi di PAO. E Madonna, che odore. L'alcol è al primo posto, al secondo posto l'acqua, al terzo posto il profumo e tutta una serie di cose che vabbè, è inutile che ve lo sto a far vedere, sappiamo che non è un prodotto bio né nient'altro, è un'acqua profumata per il corpo e io le uso comunque parecchio, mi piace molto questa tipologia di prodotto, quindi ottimo, andrà insieme alle altre. E una cosa che ho apprezzato ancora di più, devo dire, perché è stata fatta con le sue manine, lei ha praticamente un brand, si chiama Susanna, l'abbiamo sempre chiamata Susi. Susa, in realtà, ora Susi Ceramics è il suo brand. Non so se riuscite a vedere. Tac, e vi faccio vedere bene anche. Speriamo che metta a fuoco, che è importantissimo. Dai. Oh, ce l'abbiamo fatta. Questo appunto lei produce proprie creazioni in ceramica e fa dei mercatini, ma la potete contattare comunque anche su Facebook, Instagram, il suo sito è www.susannalberti.com o comunque se scrivete Susi Ceramics dovrebbe uscirvi tutto quanto. E quindi fa questi prodotti appunto fatti da lei a mano con la ceramica. Fa un po' di tutto, fa tazze, piatti, porta gioielli, oggettistica varia, tra cui anche gioielli. E mi ha regalato questi splendidi, io li adoro, orecchini. Non è proprio ceramica, cioè sì, ma è un mi spiegava che è un, come si dice, un materiale, me l'ha detto il nome, ma io figuratevi se mi ricordo, comunque un materiale apposito, un po' più, come si dice, un po' più resistente della ceramica. Fatti così e poi lucidati, credo, con un'altra cosa apposita, insomma, stupendi comunque, mi piacciono tantissimo. Sono proprio bellissimi, il colore è stupendo, va di moda quest'anno. Bello, belli, 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 belli. Ne vale veramente la pena, soprattutto insomma se anche voi avete
un regalino da fare. Allora, sono prodotti fatti a mano, quindi secondo me hanno sempre il doppio valore, ma sono proprio anche belli esteticamente. Io vi invito veramente a dare un'occhiata alla sua pagina Facebook o Instagram, e a guardare un pochettino le sue creazioni, perché sembra di entrare in un mondo veramente magico, fatto di personaggi strani. Andate a guardare il suo lavoro, che è molto 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 brava. Poi un altro regalo che invece non vi avevo mostrato, ma è top, che mi hanno fatto il giorno del mio compleanno, da Imperial. Cosa ci sarà mai in questa bella borsa di Imperial? Top, è stupenda, sono contentissima. Qua vabbè c'è il biglietto di auguri di chi me l'ha regalata. E bella, 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 bella. Sono contentissima. C'era anche marrone, mi è stato chiesto se preferivo nera o marrone, ma senza ombra di dubbio il nero. Mi piace veramente tanto. L'unica cosa che un po' così è che non c'è la possibilità di mettere una tracolla, quindi in realtà praticamente, ma non c'è neanche un gancino né niente, cioè non si può proprio portare a tracolla, quindi è proprio per quelle serate in cui sapete che o potete appoggiarla o ve la dovete tenere in mano, insomma, sta borsa. Quindi si porta così e dentro non c'è una taschina, non c'è nulla, non c'è la tracollina, niente, insomma, ve la dovete portare così e non è neanche, insomma, piccolissima. Non è una pochettina mignon, c'è, però mi piace tantissimo, 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 mi piacciono le frange, top. Tra l'altro mia mamma, non so se la potete vedere nell'inquadratura là dietro, quella l'ha fatta mia mamma con un metodo particolare, utilizzando delle strisce di stoffa e una rete plastificata, dove ha intrecciato praticamente la stoffa per ricreare poi la trama della borsa. Quella parecchi parecchi anni fa in realtà me l'aveva fatta, quindi io quella testimonianza che comunque come stile mi piace, io ho sempre amato le frange, quella è sul rosa, mi piaceva tantissimo, e questa vabbè nera, quindi comunque mi piace tanto, 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 grazie amici. Poi, per finire, qua ragazzi, cioè, sono rimasta entusiasta di questo regalo. Siamo andati a cena io, le mie colleghe, con la nostra responsabile, che anche lei compiva gli anni la settimana dopo di me, praticamente, qualche giorno dopo. E abbiamo festeggiato tutti assieme, anche con vecchi colleghi che non lavorano più nel nostro negozio, però abbiamo voluto fare una riunione, vederci e festeggiare, visto che tanti da quando sono lì a lavorare, che praticamente diciamo io e lei dobbiamo festeggiare assieme, visto che siamo tutte e due di gennaio, però non c'è stata mai occasione, questa volta ce l'abbiamo fatta e quindi ovviamente abbiamo organizzato anche dei gruppi per io con le altre colleghe per il regalo a lei. E ovviamente lei con le altre per il regalo a me. Alla fine, praticamente, quello che noi abbiamo regalato a lei è stato regalato anche a me. E io in realtà ci speravo perché era una cosa che mi piaceva. E quando quindi si parlava e si decideva il suo regalo, io ovviamente non è che potevo dirglielo, però immaginavo che come l'avrebbero fatto lei, avrebbero fatto un regalino anche a me. E quindi speravo che potesse essere lo stesso, visto che mi ispirava particolarmente. E così è stato, e quindi anche a me hanno regalato il Foreo. E sono contentissima. Questo è il Foreo Mini Luna Play, che è appunto una versione più piccolina e più economica rispetto al classico che è un po' più grande, che costa 150 e passa euro. Questo, se non sbaglio, viene una cinquantina di euro. La particolarità rispetto alla sua versione precedente è che quella precedente, per esempio, dura, non so, tipo 100 utilizzi, un anno, quello che è, e poi si scarica. Il classico Foreo si ricarica, credo, tramite chiavetto. Questo invece, la cosa veramente comoda è che non termina mai. Non si scarica mai perché, o meglio, quando si scarica c'è la possibilità di cambiare le pile qua sotto.
E l'ho già utilizzato, l'ho già provato circa 3 volte in realtà, sì. Oggi è mercoledì, ho iniziato a utilizzarlo domenica, quindi domenica, lunedì e martedì l'ho utilizzato e devo dire che mi ha subito stupito, nel senso che lascia davvero la pelle molto molto liscia e mi dà la sensazione, non so se poi è un effetto placebo perché sono entusiasta di questa cosa, di averlo, però sicuramente l'effetto che mi ha dato, è quello di una pelle molto più pulita e più liscia. Devo ancora capire con che detergente utilizzarlo. Ah, vabbè, ovviamente per chi non lo sapesse, lo dico perché si sa mai, il Foreo è un dispositivo di pulizia del viso. Si può utilizzare per lo struccaggio, ovviamente del viso, gli occhi bisogna struccarli a parte. E di pulizia in generale, quindi anche se non vi siete truccati con il detergente per pulirvi il viso. Va a vibrare, quindi accendendolo qua dietro, lui inizia a vibrare e ha diversi dentini sulla superficie, che fanno un massaggio al viso e aiutano appunto a pulirlo. Ha diversi tipi di, cioè due tipi di dentini, diciamo così, sempre in silicone. Più fini e questi qua più grossi che li utilizzo nella parte del naso, nei punti più critici. Mi piace il fatto che sia piccolino perché diventa anche una cosa portatile, comodissimo anche per andare in viaggio, se uno ha lo sbatti di portarselo dietro. Io adesso settimana prossima partirò, però sinceramente non so se me lo porto perché ho la possibilità di portare un solo bagaglio a mano in due, quindi ho veramente poco spazio e quindi è un po', diciamo, superfluo in quel caso portarselo, però per chi avesse da fare dei viaggi e non può fare a meno del suo prodotto di pulizia del viso, sicuramente il Foreo Luna Play così piccolino è molto comodo. Io ce l'ho azzurro, la mia responsabile l'abbiamo regalato rosa, io gli ho detto no rosa, no, no, e hanno percepito, cioè gli ho detto a me rosa non piacerebbe assolutamente, e infatti fortunatamente me l'hanno fatto azzurro che preferisco. Dicevo, devo capire ancora con che detergente utilizzarlo perché non ho detergenti abbastanza schiumogeni, diciamo così, e secondo me funziona meglio se invece c'è un qualcosa che fa un po' di schiuma sul viso, mentre quelli che ho in uso io aperti in questo momento sono tutti piuttosto lattiginosi come prodotti. Mi serve qualcosa più che altro in gel che così fa bella schiuma. L'altra sera intanto ho provato con 3 detergenti diversi ogni sera per vedere qual era il migliore. Ieri sera l'ho provato con uno di quelli a mousse, quindi che liquidi che schiacci e che esce già la schiuma praticamente. E credo che per il momento quello sia il migliore perché ho già schiuma sul viso e semplicemente la vado a massaggiare con questo. Rispetto agli altri che sono appunto un po' più cremosini, liquidini, e passando questo non è che mi fa più schiuma. Quindi devo fare un po' di prove e vedere con quale detergente lo preferisco. È comunque ottimo, si pulisce benissimo, quindi comunque non è tipo Foreo che la spazzola, scusate, sì, non è tipo, come si chiama quell'altro famoso, non mi viene il nome, il Clarisonic, scusate, che poi c'ha le spazzole da cambiare, che durano tot, che va pulito, insomma, un po' più difficile pulirlo. Questo è veramente comodissimo, impermeabile, sotto l'acqua si sciacqua, via. Top, 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 sono contentissima. Ovviamente ci rivedremo più avanti dopo un po' di utilizzi, facciamo 1 mese, 2 mesi di utilizzi e vediamo come mi sono trovata e che cosa avrò da dirvi a riguardo di questo prodotto. Questo l'ho preso in un altro negozio, si chiama Calliope, poi vi faccio vedere perché in quel negozio ho preso altre cose. Pagato 12,90 euro, mi piaceva, vabbè, mi alzo, cerco di farvi vedere, è abbastanza largo e lungo. Io oggi, vabbè, sono piena di capelli, io oggi gli ho messo una gonnellina in realtà sotto, non so se si riuscirà a vedere, un po' una mini gonnellina, insomma, giusto per coprire un po' il culo, però in realtà la lunghezza è sufficiente da essere portato anche solo con i leggings ed è un po' quello che volevo io. Il modello è appunto fatto così, semplicissimo nero, un po' largo, quindi era quello che volevo e appunto dicevo mi sono resa conto di non avere chissà quanti maglioni neri comodi da mettere per andare al lavoro, per cui questo l'ho preso e da lì ho detto ma cavolo, ma io non ne ho di neri in realtà, poca roba.
Ho tanti vestiti, spolverini, magliette, un cassetto e mezzo pieno di magliette, però di maglioni non tantissimi, ne avrò forse uno o due. Allora vabbè, ho preso questo e poi comunque 50% di sconto da Ted Zenith, ho voluto prendere anche questo, che non so nero su nero che cosa vedrete, però ha dei volant praticamente, si vedrà. Boh, io spero di sì. Fatto così con tutto il volant davanti, questo non è lunghissimo, quindi si mette insomma con i jeans, con quello che vi pare. Fatto così, calcolate che io di tutto ho voluto prendere la L. In realtà ci stavo sia nella S che nella M, ma considerando che poi col lavaggio mi si stringono un pochettino, non volevo neanche che fosse quel maglione stretto aderente, volevo una cosa comoda. Quindi di tutti e due quelli che vi faccio vedere, ho preso la L, ma in realtà ci stavo benissimo anche nella S, però così come modello, diciamo che questo sarebbe magari da portare così un po' stretto, ma io lo preferivo morbido perché poi magari sotto ci metto una maglietta a maniche lunghe, comunque un po' più pesantina, e voglio starci comoda, ecco, non ho voglia di robe attillate. Quindi questo è uno, pagato quindi 11,54 euro praticamente, sì, la metà di 22,99 euro. E quindi molto carino. Ce n'erano diversi in realtà, diversi modelli molto molto carini. Ho voluto prendere questi due che sono un po' più particolari. E appunto l'altro, sempre scontato al 50, sempre 22,99, quindi 11,54. Ho voluto prendere anche questo. Questo è fatto così, tutto traforato, che ripeto, non so se poi dal video si vedrà. Questo è un po' più lungo, è morbidissimo. Questo arriva. È lungo quasi come quello cossù, anzi sì, è lungo proprio come quello cossù, quindi volendo anche questo con dei leggings ci può stare. Fatto così, manichina così, boh, si vedrà che è traforato, non lo so. Fatto così comunque, molto 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 carino. Anche di questo ero molto indecisa se prendere la M e la L. Alla fine, pensando appunto che un po' si stringono, ho optato per la L e via. E via. Questi poi li metto subito via. Così posso fare un po' di ordine qui in camera perché c'è un casino pazzesco, pazzesco. Poi, e con Te Zenis abbiamo praticamente finito. Sì. Passiamo a questo altro sacchettone. Che fa qua? Questo non c'entra niente in realtà, ve lo mostro, mi sono buttato qua dentro, ma non è di acquisti recenti, è un vestito, un abito che ho messo, quando è che l'ho messo questo qua? Ah sì, al battesimo, sì, vabbè, comunque un abito così in velluto, fatto così, col buco qua davanti e i bottoncini dietro qua sul collo, fatto così, semplicissimo. Questo è in giro perché l'ho dato a mia madre da farmi l'orlino qua sotto, perché praticamente qua sotto c'era del pizzo che avanzava fuori dalla lunghezza dell'abito e mi faceva letteralmente cagare perché sembrava una tenda, come diceva Nicola, non gli piaceva che diceva che erano quelle vecchie tende, ecco, faceva effettivamente con il pizzo qua sotto faceva un po' quell'effetto. Allora io quella volta che l'ho messo l'ho tagliato qua sotto, ma rimaneva la federa tutta sfilacciata, tutta storta. Allora io l'ho portato da mia madre per sistemarlo e farmi fare l'orlino. E adesso si può mettere via. Poi, allora, H&M, ho due sacchetti in realtà. Non so dove sia finito uno perché avevo in giro un'altra roba. Boh. Qua un casino, queste cose. Ah, eccolo qua, sì, trovato. Sapevo che c'era perché mi ricordo che una volta ho preso delle cose e un'altra volta ho preso delle altre. Un giro con mia mamma e un giro da sola ho fatto perché con mia mamma siamo andati in un centro commerciale e invece io da sola ho fatto un giro lì dove lavoro. E ho preso questa tutina. Sembra un vestitino, ma in realtà è fatto a tutina. Sempre vellutino, che fa molto inverno. Con questa fantasia, con queste roselline.
Oh, a me è piaciuto, non so cosa dirvi, mi piaceva, è un po' corto, ma l'ho già messo anche con i leggings, quindi non per forza con le calze, ma anche con il legging sotto, in realtà ci stava bene, anche con le calze pesanti, cioè nel senso si adatta bene sia a una calza un po' più trasparente che a qualcosa di più pesante. Io indosso, mi è piaciuto molto come mi stava, questa è una 40 come taglia. Una 42, boh, chi lo sa. E questo non ho più il prezzo appunto perché l'ho già messo, ma l'ho pagata 10 euro, se non sbaglio, sì, una decina di euro. Però era troppo carina, mi piaceva. Ho tante tutine per l'estate, ovviamente, ma per esempio d'inverno io non riesco mai a mettere i pantaloncini, è una cosa più forte di me. Metto magari degli abitini, ma i pantaloncini pochissimo. Questa comunque mi piaceva la fantasia e quindi ho detto ma sì, dai, sì. Poi ho preso, allora, degli orecchini. Calcolate che io da H&M tra l'altro avevo un buono da consumare, non di tanto, di 20 euro, ma praticamente a parte la tutina queste cose le ho prese tutte con il buono e vi faccio vedere. Allora, tra l'altro io indosso gli orecchini che mi ha regalato, mi avvicino un po', che queste sono robe piccoline, vi faccio vedere. Orecchini questi qui che mi ha regalato la mia amica, ve li ho fatti vedere nel video dei regali di compleanno, quindi vabbè, se volete andare a rivederlo, ve l'ho già detto, no, non ve l'ho ancora detto, comunque magari ve lo lascio sotto nell'info box. E quindi questi, sempre di H&M, ce li ho su oggi. Ho preso altri 4 paia. Allora, sul nero questi due, quindi questi fatti così. Pagati una cazzata perché come vedete costavano 6,99, ho pagati 1,99 euro, fatti così e fatti così che mi piacciono tantissimo. Ero indecisa se prendere quelli tipo vellutino che vanno di moda, cioè velluto, quelle nappette di stoffa che vanno di moda adesso. Però ho pensato una moda, ma passerà, questa moda delle tende passerà e poi si rovinerà la stoffa, mentre queste qui sono fatte di catena, quindi l'effetto più o meno è il medesimo, però secondo me è più duraturo, si rovinano meno, è più figo, mi piace di più. Questi costavano 9,99, pagati 3,99. Poi, questi che ho già messo, ecco, ho perso i gancini, brava Martina, molto bene. Sveglissima sei, eccola lì. Mannaggia. Se, uguali a quelli neri, ho preso anche questi qui oro perché mi piace. Madonna! Nervoso. Fatti così. Mi piacevano. Allora, l'unica pecca di questi è che sono fragilissimi, nel senso che qua se mi si rompe il rubino dove devo infilare l'orecchio è la fine. Cioè, però male che vada, poi ci metto un gancino e li trasformo. Cioè, nel senso, il fatto che siano comunque così bucati mi permette, se si dovesse rompere, di aggiustarli facilmente. Diciamo, li do a mia zia e ciao. Però mi piacevano molto, sono belli, luminosi, particolari. Mi piacevano e quindi li ho presi sia neri che dorati. E per finire, pagati 2,99. Questi qua, anche questi li ho già messi. Fatti così, questa volta con l'argento, non con l'oro. Sempre con il nero, quindi portabilissime anche al lavoro, questi qua. Vabbè, messi con gli altri non si capisce molto. Fatti così. Con questa parte qua vuota. Sto cubo qua così. Ok, questi. Poi ce la posso fare. Sempre appunto H&M maglione, sempre di quelli lì, belli comodi, morbidi, senza particolari pretese, pagato una cazzata, 9,99 euro anziché 24,99 euro. Molto caldo, molto bello, molto comodo, molto grigio, però mi piaceva perché anche lì, facendo mente locale dei maglioni che ho un maglione un po' di tutti i colori, ma grigio non mi risultava. Almeno non questo così pesante, così questo grigio, insomma, questo mi piaceva proprio. Costa, scusate, il ruttino,
costava pochissimo per il maglione che è, e quindi preso al volo mio. Non vedo l'ora di metterlo perché è caldo, è morbido, mi piace tanto. Sono molto contenta di questi maglioni e sono contenta. Poi, cosa ho qui? Questo era il sacchetto di punto HM che non c'è dentro niente, vero? No, c'è dentro lo scontrino della cucina. Qua cosa c'è? Ah, certo, Calzedonia. Ecco qui. Calzedonia, ho preso un po' di cose perché non so se vi ricordate e se l'avete visto nel video appunto dei regali di compleanno. Vi dicevo, mi hanno regalato anche dei leggings di Calzedonia dei miei amici, che però non avevo con me nel momento del video perché li avevo in macchina che dovevo portarli a cambiare. Volevo cambiarli perché mi stavano un po' strettini. Quando poi sono stata lì, in realtà la taglia in più mi era un po' larga, quindi praticamente non c'era una via di mezzo. Non mi stavano bene, fondamentalmente, e quindi ho deciso di cambiare proprio prodotto, diciamo così, ma ci ho guadagnato perché praticamente la stessa cifra, ho preso un sacco di cosine carine che ora vi mostrerò. Allora, ho preso un paio di calze fatte così, traforate. Queste appunto 9,95 scontate al 54,95. Fate così questa trama. Non ve le sto ad aprire perché comunque dai, si capisce abbastanza, si capisce. Poi delle parigi, no, scusate, dei calzini di quelli diciamo sotto il ginocchio, sempre lavorati, vabbè, tutto nero, quindi non so cosa. Vedrete, però spero che vedrete, un calzino cioè semplice, di quelli lì che arrivano sotto il ginocchio, però appunto un po' lavorato con questa trama così. Oh, ecco, sì, forse così riuscite a vedere. Eccola lì, e vai, così. Tiritic. Questi pagati poco, non c'è scritto, ma poco. Adesso magari lo cerco sullo scontrino e vi dico. Mi piacevano parecchio. Aspettate che guardo, gambaletto fantasia 5,95 meno 3 euro, quindi praticamente 2,95 euro. Le Collants rete 9,95 meno 5 euro, quindi vabbè, ve l'ho già detto. Maxi gambaletto pesante e applica, vediamo. Ah, ok, questo che è praticamente parigine con questo fiocco così, o è il contrario? Aspetta un attimo, che no, vabbè, gambaletto e quello là, maxi gambaletto e la parigina praticamente, quindi queste qua, scusatemi, ma anche io devo capire. Quindi anche queste scontate la metà, con questo fiocchetto molto molto carino che si può metterlo di lato, dietro, davanti, insomma dove vi pare. Questa è una taglia unica, per cui vabbè. E siccome poi mi mancava praticamente 10 centesimi in pratica, ho dovuto aggiungere qualcosa per fare il cambio. E praticamente ho preso la cosa che costava di meno, ma che poteva ser- non che costava meno, no, però che poteva servirmi. E quindi ho preso. C'è Nicola che è arrivato, ecco, e si chiude la porta perché poi sono in imbarazzo. Comunque, ho preso calze nere normalissime, quelle 20 denari, un po' più leggerine, perché anche lì mi ero resa conto nell'armadio che avevo tutte quelle pesanti, spesse, nere nere, che non si intravede la gamba sotto, e ne avevo un paio invece un po' più leggerine che ho rotto, ovviamente. E quindi ho detto, vabbè, dai, prendiamo queste che alla fine sono sempre comode. Queste ovviamente non erano in saldo perché è collezione insomma, permanente. Comunque non erano in saldo, pagate 4,50 euro. Quindi in totale diciamo che rispetto al regalo io ho messo 4,40 euro di differenza. Però insomma mi sono presa tutte queste cose, quindi sono molto contenta. Poi, madò, questo video è lunghissimo, da farvi vedere ancora miliardi di robe non finisce più. Vabbè. Comunque, da invece Zara, non ho trovato un granché, ma era uno di quei giorni in cui non ero particolarmente ispirata.
quindi non avevo voglia di provare niente, non c'era niente di particolarmente originale che mi piacesse. L'unica cosa che ho preso, perché costava veramente poco, costava 3,95 euro, questa magliettina, ovviamente nera, che strano, fatta così. Questa è una S, però vedete è un modello molto molto largo, fatto così con la manichina un po' lunga e il volante sotto, fatta così. Mi sembrava carina per il lavoro e così. Non è la classica maglietta dritta normalissima, era un pochettino più particolare, mi piaceva, costava pochissimo, 4 euro, anziché qual prezzo originale, quale sarà stato, che ci sono miliardi di adesivi qua sopra. Boh, 9,95. Non si sa perché è stato coperto anche quello. Quanto costava? Sì, vabbè, secondo me non più di 9,95 comunque. Quindi, vabbè, la metà. Però ecco, una roba così, semplice, carina. Poi, allora, nel negozio invece Calliope, che io sinceramente non avevo mai visto e mai sentito, infatti è aperto da un anno in realtà questo negozio, un negozio molto grande, con cose diverse, uno stile tipo Piazza Italia, Terra Nova per intenderci, no? Come tipologia di negozio. E siamo entrate io e mia mamma così senza molte pretese. Anzi, no, scusate, in questo sacchetto ci sono delle robe mischiate. Ci sono robe mischiate di Zuiki e di appunto questo Calliope. Quindi in realtà quello che ho tirato fuori è un vestito di Zuiki. Zuiki è un altro brand, vabbè. Questo vestito l'ho pagato 9,99. È un vestito di maglina. Lungo, 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 lunghissimo. Fatto semplicissimo con il davanti così e il dietro così più scollato. Infatti mia mamma li mette al contrario, con il davanti così, e credo che io farò la stessa cosa perché in realtà mi piace di più così. Mi dà un po' fastidio l'idea che sia così accollato e dietro più scollato, però vabbè. Normalissimo, semplicissimo, va giù proprio dritto senza un perché, ma proprio lungo, 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 lungo fino ai piedi, praticamente. Che però ho pensato che per il lavoro poteva essere particolare, particolare, così, una cosa diversa. Ho portato così, oppure ho portato anche un po' magari rimborsato, un po' più rimborsato sul fianco. E quindi accorciandolo un minimo, perché è veramente lungo, 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 lungo. Però era una cosa diversa e quindi l'ho provato, mi piaciucchiava, mi piaceva e quindi preso. Poi, sempre di Zuiki a... No, non è vero, questo di Calliope. C'è casino, che cos'è? Ah sì, Calliope. Quindi adesso arriviamo appunto al negozio che vi dicevo prima. Queste sono state scontate diverse volte, da 29, 25,99 credo che fosse il prezzo iniziale. Dov'è? Sì, 25,99. Io questi li ho pagati 9,99 e sono dei pantaloni fatti sempre così a costine, questo modello un po' diciamo lungo, fatto così, bello lungo, con questi tre bottoni, che si può portare sia un po' più basso, diciamo vita bassa, oppure anche vita più alta. Sembra un po' di pantaloni del pigiama. Non lo so, non so come farvi capire, però a me piacciono tantissimo fatti così. Sono proprio comodi e danno l'idea proprio di caldo. Vanno giù ovviamente un po' larghi. Non so se riuscite a capire come diamine sono fatti. Comunque, questi qua. Fatti così, normalissimi, con l'elastico, belli comodi, ovviamente neri perché almeno me li posso mettere anche ad andare al lavoro. E non vedo l'ora di mettermeli. Ovviamente essendo un po' larghi in fondo, e lunghi, vanno portati con qualcosa di adeguato, che ci stia bene. Non lo so, io quando li ho provati avevo su, i finti UGG. E ci stava. In realtà mi danno l'idea di essere molto carini anche dentro, per esempio, degli stivali tipo UGG.
proprio così tipo usciamo in pantofole e pigiama, no? Poi l'effetto di un po' trasandato. Va bene. Poi mia mamma mi ha dato un cappellino che in realtà l'ha trovato lei e lei non li usa, quindi l'ha dato a me. È del marchio Brecca, che non so cosa sia, ma è anche carino, nero con le borchiette. Fatto così. Vabbè, questo non l'ho comprato. Poi, di questo Zuiki, sì, un altro vestitino, sempre nero. Mi sa che questo video lo dovrò chiamare ancora Shopping Total Black, perché fatto così, sul davanti, sempre a un po' costine, che vanno abbastanza di moda quest'anno. Questo ovviamente pagato 7,99 euro anziché 19. Fatto così, manichina tre quarti che non amo particolarmente, però vabbè. Così, col bottoncino davanti e quella lunghezza un po' media, dove arriva? Sotto il ginocchio. Cioè non lungo come quell'altro, non corto da sopra il ginocchio, sotto il ginocchio. Modello un po' così, un po' da sciureta, ma che non mi dispiaceva. Poi ho pagato veramente pochissimo, quindi cosa fai? Lo lasci lì, ma va. Da alternare comunque tutti i giorni al lavoro ci sta benissimo. Poi, cos'è? Non riesco a capire che cos'è. Ah, certo, da Tallywhile, o come diavolo si dice, Tallywhile, lo chiamavo io, ma credo che non si pronunci così. Comunque, questo. Non ho trovato un granché, sinceramente, a parte questi che pagati 7,79, scontati al 70% perché venivano 25. Tra l'altro, io mi chiedo: ma di solito quando non ci sono i saldi, sta roba la vendono? Perché io, boh, non me ne capacito. Comunque, questi qui, pantaloni, indovinate un po', sempre neri, con l'elastico in vita che fa appunto un po' così, effetto culisse, e che vanno giù larghi larghi. Larghi, che sembra quasi una gonna, morbidi, così. Io ne ho già un paio simili di questa misura, diciamo, forse leggermente più corti e leggermente più stretti, e poi fatti con l'elastico, le taschine e non, diciamo, la culisse così. Quindi questo modello mi piaceva, poi costavano veramente poco, quindi in realtà ad alternare a quelli sono anche leggermente più pesantini, quindi questi non troppo, però volendo questi posso metterli anche d'inverno, to volendo potrei usare questa cosa. Pagati poco, per cui mi piacevano e li ho presi. Poi devo recuperare tutti gli scontrini, eh. Dicevo appunto Calliope questo maglione, e per finire vi faccio vedere indossata. Che facciamo prima, scusate se intanto sparisco dall'inquadratura, ma vi faccio, voglio rientrare con tadadan pellicetta, mi piace tantissimo questa l'ho presa da appunto Calliope, è una pellicetta color ghiaccio. Quindi praticamente è il colore che vorrei avere i capelli, invece no, non è, c'è una bella differenza. Adesso posso fare il confronto. Vedete che non sono grigi, mannaggia. Vabbè. Comunque, questa è bellissima. Piace tantissimo il modello. Fatta un po' appunto lunga, ma non troppo, e non troppo corta. Mia mamma, per esempio, ne ha presa un'altra, fatta diversa, corta. Senza la parte qua davanti, quindi diciamo liscia e azzurra, il colore era stupendo, però il modello non mi piaceva. Questa invece c'era in altri colori, c'era anche che mi piaceva a me, c'era il rosa antico, diciamo, e mi piaceva tantissimo, però in realtà ho pensato che questa fosse più portabile, perché comunque il rosa ti lega. Quindi magari non la puoi portare sempre con tutti i colori, mentre il grigio è un colore che comunque secondo me si adatta bene a diversi outfit e si abbina comunque a diversi colori, cioè è più neutra, diciamo. Quindi ci sta e mi piaceva tantissimo.
Fatta così. Questa pagata una cazzata, perché vi spiego, praticamente in realtà il prezzo era di 25 euro, 25,99. Cosa è successo però? Se conoscete il negozio già lo sapete. Calliope fa, vabbè, la tesserina, noi era la prima volta che andavamo, quindi ho fatto registrare mia mamma, perché la ragazza ci ha spiegato che ogni volta che spendi 30 euro ti danno un buon acquisto di 5 euro, cioè sulla tua tessera si caricano in automatico 5 euro di buon acquisto che puoi poi usufruire le volte successive. Cosa è successo? Che praticamente mia madre, che ha fatto lo scontrino prima di me, ha preso un'altra pellicetta, un'altra, quella che vi dicevo azzurra e un'altra sul rosa antico, e altre cose, insomma, ha speso comunque 60 euro, più di 60 euro, per cui praticamente sulla tesserina in automatico si sono caricati 10 euro e la ragazza mi ha detto che io potevo usufruirne immediatamente. Quindi mia mamma è rimasta tutta così un po', ma come? Ma la usi tu? Che spendo io, li usi te? Ho detto, vabbè, la facciamo in comune, io spendo meno, ci smeniamo se faccio per lo scontrino prima io, perché io spendevo meno e quindi avrei, non avrei, non sarei arrivata ai 10 euro, probabilmente ne avrei avuti 5. Invece così, facendo lo scontrino prima lei, che è quella che aveva più cose, io ho avuto i 10 euro di sconto. Quindi praticamente questa è come se l'avessi pagata 15 euro anziché 25 e direi che è proprio un affare, perché io la adoro, mi piace tantissimo. E in più ho fatto io il pagamento prendendo questa, prendendo questo maglione e c'era qualcos'altro. Ah certo, i pantaloni che vi ho fatto vedere prima, ho superato anche io i 30 euro e quindi in automatico 5 euro già in più da usufruire sul prossimo acquisto. Non so quando sarà, però insomma mi è sembrata una figata questa cosa perché mi ha fatto risparmiare altri 10 euro, che non è poco insomma comunque. Cioè un conto vedere 25 e questa io ero lì che titubanti, dicevo, ma la prendo, non la prendo, la prendo, non la prendo, sono piena di cappotti, cosa faccio? Ne vale la pena, non vale la pena? Alla fine ho detto, ma vaffanculo, la prendo. E poi quando sono arrivata in cassa, sorpresa, 10 euro in meno, ancora meglio, quindi ero ancora più felice. E quindi questa è quanto. E poi per finire vi faccio vedere anche un'altra cosa invece presa da Zwicky. Ecco qui, da-da-da-da. Bel cappottone, bel giubbino per andare a Berlino, bello caldo, per il freddo. Ecco qua, è questo modello che si tira in vita, che a me piace molto. Ho anche un impermeabile più estivo, fatto così, anzi ne ho due, uno proprio tipo impermeabile e un altro un giaccone, insomma mezza stagione, pesanti in realtà, di giacche così un po' belline non ne avevo. Questo mi piace un sacco perché ha anche cappuccio. Poi tono su tono e non quei colori di merda che vanno di solito. Fatto così. Bellino. E reversibile. Quindi praticamente dall'altra parte c'è la versione con le righe. Anche se io sinceramente lo preferisco così. Però volendo si cambia. E c'è anche questa versione. E comunque bello perché almeno le tasche anche dentro. Quindi mi piace molto, è bello caldo. Questo ovviamente l'ho pagato un pochettino di più, però comunque era in offerta. E anziché 49 l'ho pagato, c'era scritto da qualche parte. Dove sta scritto il prezzo? Sì, che io mi ricordo che c'era, aspettate. Mi sembra 10 euro in meno. 29. Quindi in realtà 20 euro in meno, anziché 49, giusto? Sì, anziché 49, 29, che comunque, allora, per i miei standard non è proprio poco, però insomma per un giaccone di questa portata, bello così pesante, sinceramente non è neanche tanto 30 euro. Che dite voi? È proprio bello, tra l'altro, proprio molto 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 carino. Io sono super soddisfatta. Poi, ultimi acquisti. E poi abbiamo finito, non sono tanti, sono due cosine dai cinesi invece questa volta. Ho preso per la modica cifra di 8 euro questo felpone lungo che praticamente fa quasi più da abito, in realtà talmente lungo perché, vedete, è lungo tanto, mi arriva, cioè, metà coscia, ed è questo colore che
Bellissimo. In più anche la stoffa, il colore e la stoffa è morbidissimo. È troppo bello, coccoloso, con la cappuccino. Mi piaceva. Allora, io in realtà cercavo proprio un maglione di questo colore perché è un colore che mi piace. E non ce l'ho. In realtà come maglione non ho trovato nulla, ho visto questa, costava pochino e quindi ho voluto prenderla perché sta bene sia lunga come vestito che in realtà sta bene anche tenuta rimborsata, quindi non così lunga ma tirata su come maglione. Ovviamente dovete stare attenti a rimborsarla bene in modo che non faccia tutto il volume, però in realtà anche come felpa corta ci sta. Io questo periodo ero fissata che volevo dei maglioni, vabbè, a parte il nero che ci sta sempre. Giallo e bordeaux anche sul violaceo, ecco, quindi con una punta in più di viola rispetto a questo che invece è proprio un bel, beh, si sì, ha un po' di bordeaux anche questo. Per farvi un paragone con un rossetto di MAC, può essere il D4 Danger o il Dance with Mille Tinte, cioè per assurdo io faccio questi paragoni, però vabbè. Mia mamma mi aveva regalato, non so se l'avete visto nel video, credo dei regali Natale Santa Lucia. Una felpa fatta così, però appunto giallo senape, perché è la cosa che più si era avvicinata a quello che io cercavo in quel periodo. E quindi lei aveva trovato la felpina corta, mi aveva preso quella e il modello praticamente è molto simile a questa, solo che questa è fatta più lunga. Poi, questa volta invece con i saldi ho trovato anche qualcosa di giallo. Quindi, ecco qui. Questa ha pagato 9,70, forse anche meno, sinceramente, visto che è barrato. Andiamo a controllare lo scontrino. Sì, 9,70. Sì. Anche se, ripeto, secondo me avrebbe dovuto scontarmelo ancora, però vabbè. Al collo, e io non sono proprio un amante dei colli, però dai, è un collo abbastanza come si dice, sciallo, è largo, e il maglione è fatto così, quindi punto collo, tac tac, un po' così. Boh, a me piaceva, mi piaceva sia il modello che il fatto che fosse giallo ed era tanto che cercavo qualcosa comunque di giallo. Non è un giallo proprio bello, bello bello come lo intendevo io, è un po' più spentino, un po' più non ocra, però non è un giallo lime, non è neanche un giallo sole, non so come dire, un giallo uovo, non lo so. Non so che giallo sia, però comunque è giallo, quindi va bene così. E niente, insomma, mi piaceva, quindi ho detto vaffanbrodo. È comunque la cosa che ho, cioè, tra i vari maglioni gialli che ci sono in giro sul mercato di pieno in questo momento, riesco a capire come mai non riesco a trovarlo, visto che quando lo volevo, che ho detto mi piace il maglione giallo, non lo ritrovavo da nessuna parte. Adesso c'è il boom comunque dei maglioni gialli. Ce ne sono tanti, ma o costano troppo per i miei gusti, per quello che sono, o il modello non è proprio esattamente come lo dico io. Quindi alla fine ho visto questo, mi sono lasciata, diciamo, convincere anche dal fatto che il prezzo è uno dei più bassi che ho visto comunque tra i modelli che mi piacevano. E quindi alla fine, boh, ho deciso di prenderlo. Per finire, vabbè, un paio di mutande normalissime dei cinesi, le avevo già prese, queste qua normalissime, comode, a 1,90 euro, le ho riprese di un altro colore, nere, che avevo altri colori e le ho volute prendere anche così. E nulla, questo credo che sia tutto. Ah, vabbè, già che ci sono, anzi no, quelle ve le faccio vedere nel prossimo video, che ho da mostrarvi due o tre cosine, invece campo tra virgolette beauty, benessere, salute, diciamo così, che vi mostrerò adesso. Per il momento è tutto, io spero che gli acquisti vi siano piaciuti, come vedete ho preso miliardi di robe, sono molto soddisfatta comunque del mio shopping, diciamo così, e niente, alla prossima, un bacione!